nella 19esima giornata di campionato di seconda categoria, girone F, va in scena allo stadio comunale di Alfianello, appunto la partita tra Alfianello e Pralboino. Ricordiamo Pralboino in vetta al campionato a 37 punti e l'Alfianello neopromossa a 5 punti. Come sta me la famiglia? Ma per Dio! Mi fa andare sul 3-0, non potrei essere per il mondo. Io mamma, potremmo le mie dare. Guarda, come sparare? Vamo! Qui vediamo l'ennesimo tentativo di Treccani che non riesce a inquadrare la porta. Ma dopo qualche minuto Rossinetti lancia Treccani davanti al portiere che non sbaglia e segna di sinistro il gol dell'1-0. Alfianello che non molla e si presenta diverse volte davanti alla porta di Guindani. Si conclude così 1-0 il primo tempo, dove il Pralboino ha sprecato molto. Nel secondo tempo è ancora il Pralboino che fa il gioco, l'Alfianello gioca sulle ripartenze. Qui vediamo appunto il recupero del pallone da parte di Ambrosini che lancia Sozzi in porta che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Deve essere il gol del pareggio. Alfianello che inizia con la prima sostituzione, esce appunto Sozzi, entra Sacchi, uno dei tanti ex. Buona l'uscita di Guindani su Stagnati. O Cigolini su questo tiro di Rossinetti. Non si fa intimorire. È al 20° del secondo tempo che Pralboino effettua la prima sostituzione, entra Forlanelli al posto di Candossi. Azione insistita da parte del Pralboino, Tortelli che gira il pallone a Cominelli che con un destro da fuori area segna il gol del 2-0. Yeah.
È già il 46esimo quando Panella tocca di mano in area di rigore questo tiro di Geroldi. L'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. Vai Rotte! A battere il penalty ci pensa Stagnati. Stagnati che segna il gol dell'1-2. Partita che si conclude così. Pralboino vince 2-1 contro l'Alcianello. Resta così in vetta al campionato a 40 punti.